comunque anche ieri presidente di Benevento Mallorinani. Niente, io vorrei appunto ripartire dall'assicurazione sanitaria integrativa e da long term. Nella presentazione che ha fatto il presidente, lui ha fatto un passaggio tra le assistenze che la Cassa offre, oltre alla pensione di invalidità, inabilità, provvidenze straordinarie, c'era una voce per l'assicurazione sanitaria. Questo è un prodotto molto valido, che non so se tutti siamo a conoscenza di questa cosa, cioè, come diceva Tonino prima, io sono anche presidente del Collegio di Napoli, è vero che ho 3.300 iscritti, forse è difficile raggiungere tutti, ma molto spesso mi rendo conto che non sono ben informati di tutte le iniziative che noi facciamo. Per dirne una, l'altra volta è venuto un collega al collegio con la tesserina di MAPI che sta arrivando a tutti quanti, ha detto: ah, ma avete fatto l'assicurazione professionale, cioè proprio tutta un'altra cosa, l'assicurazione sanitaria professionale. Questo, diciamo, è anche colpa purtroppo di noi che stiamo troppo presi nel lavoro e forse non ci soffermiamo nemmeno a leggere la lettera che ci è arrivata. Abbiamo visto la tessera assicurazione, è il periodo che si parla molto dell'assicurazione professionale, la prematrizione è quella. Per illustrarvi un attimo che cos'è, EMAPI è un'associazione senza finalità di lucro, fa enti di previdenza privati. Qua abbiamo Cassa Geometri, Cassa Notai, EPAP, cioè sono consulenti del lavoro, vendita industriale e così via, dove Cassa Geometri è stata una delle casse fondatori di EMAPI, ed EMAPI nasce con l'obiettivo di informare, assistere, accompagnare in modo agile il professionista in tutte le fasi che vanno dalla prevenzione alla cura della malattia attraverso un'offerta vantaggiosa e ricca di opportunità assicurative. In EMAPI c'è stata una doppia possibilità di scelta, cioè abbiamo casse che hanno deciso di assicurare obbligatoriamente tutti i propri iscritti e casse che invece hanno deciso di dare l'opportunità all'iscritto di assicurarsi. Cassa, e questi appunto erano i due punti che vediamo in questa slide, Cassa Geometri ha deciso di, è una delle casse che ha assicurato a base volontaria tutti gli iscritti, quindi come diceva prima il presidente, con un contributo di circa 43 euro, visto che EMAPI oggi conta 160.000 iscritti e quindi ha potuto fare una gara europea dove hanno partecipato le migliori banche, le migliori due compagnie assicurative italiane e estere, si è potuto assicurare questo premio molto vantaggioso. Questo è un punto che dobbiamo fare molta attenzione, perché Cassa attraverso EMAPI assicura tutti i propri iscritti, però l'iscritto può essere assicurato dalla cassa fino al momento in cui va in pensione. Dopodiché l'iscritto deve essere lui che, se vuole, può continuare nel pagamento dei 43 euro e quindi continuare a essere assicurati anche dopo il periodo di quiescenza. Ogni assicurato ha la possibilità di estendere l'assicurazione sia ai propri familiari che alla possibilità di estendere l'assicurazione ai propri familiari, sia quella la garanzia A che la garanzia B. Poi vedremo che cosa è la garanzia A e che cosa è la garanzia B. Possono essere assicurati figli fino a 35 anni che stanno a carico. Se i figli sono in abili, logicamente non sussiste limite di età. Sono comunque compresi figli, anche figli di
anche se non sono conviventi, ma sono a carico in base alla sentenza, cioè i figli di geometri separati possono essere comunque assicurati. Che cos'è la garanzia? La garanzia è quella che voi avete tutti quanti, siete tutti quanti assicurati alla cassa che su base volontaria è assicurato tutti. E riguarda grandi interventi chirurgici, grandi eventi morbosi. C'ha un massimale di 400.000 euro all'anno, c'ha solo uno scoperto del 15%, ma con un tetto massimo di 2.000 euro. E questo perché dico solo? Perché molte assicurazioni hanno lo scoperto, ma non hanno il massimale. Questo significa che vi posso assicurare con il nostro iscritto, purtroppo a seguito di una grave malattia, quindi auguro a tutti non incorrere mai in queste cose, però purtroppo lui ha deciso di operarsi in Francia, l'assicurazione prevede anche l'assistenza del coniuge per l'accompagnatore, è partito dall'Italia in autoambulanza, tutto pagato dai MAPI, andato in Francia con il coniuge in assistenza, insomma tutto l'intervento, compreso le cure prima e dopo, ai MAPI, o meglio le generali che poi la compagnia assicurativa ha dovuto versare un premio di 360.000 euro. E il collega, grazie al massimo di 2.000, lui praticamente ha versato solo 2.000 euro. Garanzia B invece, la garanzia B non è compresa, cioè o meglio c'è l'opportunità di poterla fare, di poterla estendere anche ai familiari, è da un massimale di 260.000 euro con sempre la franchigia al 15%, però con un limite massimo di 1.750. Questa, oltre a quelle, alle coperture, oltre a tutte le coperture dell'A, dà la possibilità anche di visite, accertamenti, cioè comprende veramente tutto. Addirittura c'è anche un check-up anno che uno può fare, il parto, rette di degenza, visite, accertamenti poste prima del ricovero, cioè veramente comprende quasi tutte le possibilità. Quanto costa per il geometra? Per il geometra è iscritto la garanzia, ecco, è pagata la cassa, quindi non ha nessun costo, o meglio, vabbè, ce l'ha nella contribuzione sicuramente, comunque sono soldi che noi restiamo alla cassa, però comunque la cassa almeno ha scelto di dare questo servizio, mentre prima vi ho fatto vedere che sulle 9 casse solo 2 casse hanno scelto di dare questo servizio, gli altri hanno dato l'opportunità all'assicurato di poter iscrivere. Se il collega vorrebbe mettere anche la moglie, volesse mettere anche la moglie, il contributo sarebbe di 53 euro. Iscritto più 2 familiari a carico 96, oppure pure più di 3 familiari 96. Quindi con costi veramente banali, uno può assicurare tutta la propria famiglia per, in caso di questi eventi particolari. Poi invece, mentre la garanzia B, che come abbiamo visto copre quasi la totalità di tutti i servizi assistenziali, cioè alla fine sono escluse solo le opere, cioè praticamente i dentisti sono esclusi, a meno che però esclusi almeno solo a meno che non dipende da incidenti o di caso, in quel caso sono compresi, se no sono esclusi. E le garanzie A e B ha un costo un po' più elevato, ma comunque sempre molto adeguato, 631,50 per estendere alla B il singolo iscritto, 968 per un familiare a carico, 1.232 per un iscritto e 2 familiari a carico, 1.453 per 3 figli e così via.
Volevo solo rubare un altro minuto su questa cosa per farvi capire l'importanza di questa assicurazione. Prima ho fatto l'esempio del collega dei 360.000 euro. Domani noi abbiamo un consiglio di amministrazione in EMAPI, dove il presidente è anche membro del consiglio di amministrazione di EMAPI, ma visto i suoi mille impegni delega a me, quindi vado sempre io in EMAPI. Domani avremo un consiglio di amministrazione dove dobbiamo decidere se far entrare e assicurare con noi anche la cassa dei medici. Cioè, quindi già dire che la cassa dei medici vuole entrare nel mapio con questo prodotto già vuol dire quasi tutto. Ma questo perché? Perché i medici hanno valutato la propria polizza, l'hanno confrontata alla nostra, e da te è uscito che non solo ne pagavamo i 43 euro contro il loro premio di circa 700 euro, ma non avevano il massimo della franchigia, non avevano alcune diciamo coperture che noi altre sono previste, e quindi ci hanno chiesto di entrare nei MAPI. Entrare nei MAPI, noi figurati, è un ente proprio è nato con questo scopo, per unire tutte le casse, per usufruire di questi servizi. Ma le generali già hanno bloccato un po', dicendo prima se entrano i medici iniziamo a rivedere un po' il premio. Però questo era giusto, di tutto era per farvi capire la bontà di questa polizza. Passiamo velocemente alla seconda forma assicurativa. Questa diciamo è la novità del 2000, siamo partiti quest'anno con la long term care LTC, cioè sarebbe la non autosufficienza. Vi assicuro che siamo la prima cassa insieme agli altri aderenti nei MAPI che hanno una polizza del genere, ma non solo di casse di previdenza, ma in Italia è la long term care è una polizza che non è per niente ancora conosciuta, diciamo se ne sta iniziando a parlare, ma non è diffusa, tanto è vero abbiamo anche fatto difficoltà a fare gara europea, era come adamente i requisiti, perché in Italia non c'era nessuna compagnia che aveva delle masse tali da poter partecipare a questa gara europea. Che cos'è la non autosufficienza? È quando ci sta l'impossibilità di poter compiere autonomamente delle attività di vita quotidiana, ossia nutrirsi, vestirsi, lavarsi, spostarsi, mobilità e usare i servizi e continenza. Queste sei attività vengono definite, questa è la legge che le prevede, non siamo noi. La legge, queste sei attività si chiama ADL. Quando è che non si è autosufficiente? Sempre su uno standard europeo non si è autosufficiente quando si hanno quattro di questi sei ADL che abbiamo detto prima, cioè se uno non ha quattro di queste possibilità, nell'istituto stessi, lavarsi, spostarsi e così via, diventa non autosufficiente. Noi abbiamo fatto una gara a livello europeo, come al solito, perché siamo, tra l'altro siamo dovuti a farla, e da sempre dalla migliore offerta è riuscita vincitrice dei generali, che con un premio abbiamo fatto una gara che prevede due livelli, o con un premio di 20 euro ti do una rendita mensile nel caso tu raggiungi la non autosufficienza di 602 euro, oppure se con 10 euro aggiuntive ti do un'ulteriore rendita di 301 euro, insomma per un totale di 903 euro se la cassa avesse deciso di farla
in tutte e due forme, cioè i 20 più i 10. Qua pure è stata una scelta, alcune casse hanno deciso di farla solo quella di 20 euro, assicurare una rendita di 600, alcune casse hanno deciso di non fare niente, di dire al proprio iscritto c'è questa possibilità, se vuoi te la fai. Cassa Giovani ha deciso invece di assicurare al massimo questa opportunità per gli iscritti, quindi con 30 euro, ma non guardiamo il premio che paga Cassa, che può sembrare poco 30 euro, ma 30 euro grazie, questi sono prodotti che sul mercato con 1000 euro non riuscite ad avere 1000 euro anni, avere una rendita di 903 euro, ve lo assicuro. Comunque con 30 euro Cassa riesce ad assicurare una rendita di 903 euro all'iscritto nel caso di non autosufficienza, e non solo, è riuscito anche ad avere dei miglioramenti normativi, cioè come vi dicevo prima, in Europa lo standard è che uno deve avere 4 di quegli elementi, invece con la polizza che abbiamo stipulato ne bastano già 3, quindi con 3 di quei non elementi uno potrebbe usufruire della non autosufficienza. Che questi 903 euro logicamente aggiunti, poi purtroppo se uno arriva a questo punto di poter chiedere una non autosufficiente, sicuramente sarà anche inabile dalla cassa di previdenza, quindi aggiunto alla prestazione che poi cassa eroga, si riesce ad avere una rendita che almeno per poter assistersi e curare il proprio la propria malattia. Che cosa poi dopo è anche possibile fare? È possibile anche incrementare queste rendite di ulteriori 300 euro o di ulteriori 500 euro, però questa è il compito dell'iscritto, che se vuole può pagarsi il suo premio e appunto assicurarsi questi 500 euro in più o 300 euro in più in caso di non autosufficienza, e arrivare a, invece dei 903, a 1203 euro, a 1403 euro. Scorrono veloce, se la rendita un aggiunto di 300 euro, in base all'età sono questi gli importi che variano da 86 a 489 logicamente, per più si avvicina a un'età più a rischio, allora il premio diventa più alto. Poi oltre i 70 anni è possibile assicurarsi, però questo presume che io sono entrato a 69 anni, cioè per quelli che oggi hanno 69 anni e cassa l'assicurati, un domani che vanno in pensione possono continuare a pagare il proprio premio con 555 euro. La stessa cosa per i 500, logicamente con valori più alti, ma andiamo da un minimo di 143 a un massimo di 782. E questo era per quanto riguardava l'LTC, la non autosufficienza, e l'assistenza sanitaria integrativa, che ci tenevo a mostrarvela. Tra le tante innovazioni che Cassa ha fatto, parlo di innovazioni informative, come abbiamo citato alcune, il portale dei pagamenti, il calcolo della pensione che adesso vi mostro nel dettaglio, abbiamo estratto conto contributivo che penso ormai tutti conoscete, la storia contributiva, la possibilità di richiedere la PEC direttamente nell'area riservata, tutto logicamente sono servizi offerti dalla cassa. Tra tutte queste, non solo, perché poi ci stanno anche l'estratto conto assicurativo integrato con l'INPS per chi ha anni, però questo sta in fase di test,
e tanti altri servizi, ma questo servizio in particolare che oggi voi non trovate ancora all'interno della vostra area riservata, ma breve troverete, è di particolare importanza. Perché questo? Ma non solo per gli iscritti, ma specialmente per i collegi, per le impiegate che ogni giorno si trovano a dover rispondere al singolo iscritto che chiede: ma io quando posso andare in pensione? Qual è la possibilità che io ho? Qual è la possibilità che io ho di andare in pensione? E come mi conviene andare in vecchiaia, in anzianità? Non abbiamo la presunzione con questo di aver risolto quasi di aver risolto tutte queste domande, ma ci siamo molto vicini. Allora, che permette questo? Che entrando nell'area riservata, logicamente con la mia matricola, password, riesco ad accedere a questo servizio che mi determina in modo semplice e comprensivo quanto si potrà andare in pensione, come dicevo prima, valutare in modo abbastanza realistico quale sarà l'importo della pensione. E su questo pure voglio fare un breve commento, cioè praticamente dire tu andrai in pensione con 20.000, 30.000, 40.000 secondo dei redditi e della storia contributiva che uno ha fatto, non è dare una risposta, a meno che non sia prossima l'età di pensionamento. Io dico vai in pensione nel 2046 con 20.000 euro, sì, ma questi 20.000 euro che saranno? Invece qua abbiamo tentato di dare appunto una risposta a questa mettendo 20.000 come valore di acquisto potenziale di oggi, cioè se il software dirà che tu potrai andare in pensione con 20.000 euro, sarebbero 20.000 con lo stesso potere di acquisto dei 20.000 di oggi. Effettuare scelte ponderate sul proprio futuro. Un'altra cosa importante che ha agganciato a calcoli reali di pensione utilizzati dagli uffici, cioè non è un sistema a parte, un calcolo a parte, usa proprio motori di calcolo interni e quindi ogni modifica al regolamento, ogni modifica viene subito integrata all'interno del software, non è che viene integrata, cioè lui prende proprio i calcoli di motore della cassa, quindi il calcolo che uscirà è lo stesso calcolo che stanno gli uffici all'interno. Vabbè, servizio molto innovativo, ottimizzazione dei calcoli, gestione dei parametri di calcolo, cioè l'ultimo reddito e parametro di crescita proiettato, ribaltamento degli indici di calcolo. Ma andiamo proprio nella sostanza. Mettendo la matricola, questa è la posizione di un iscritto, logicamente è stato oscurato il nome e cognome per la privacy, ma è una posizione reale, proprio a un test che abbiamo fatto. La data di nascita dell'iscritto, oscurata, età 42 anni e 11 mesi, posizione giuridica, io, cioè un iscritto obbligatorio, questo iscritto a oggi ha 18 anni e 10 mesi di contribuzione, di cui 18 validi e 10 mesi non validi quando è stata fatta la versione. 10 mesi non validi, non è che sono non validi, ma che stiamo parlando della contribuzione del 2012, quindi non è ancora terminato il pagamento. Diciamo che un iscritto abbastanza in regola dovrà terminare il pagamento. Che ci dice subito? La media reddituale finora raggiunta 24.000 euro. Media reddituale con gli anni regolari si abbassa la media, vabbè, come vi dicevo il dato è un po' falsato perché ancora si deve finire l'anno. Ultimo reddito dichiarato IRPEF 53.000 euro. Andiamo a vedere.
Passando al passaggio successivo, è fortunato che questa andata liberato di più. Andando al passaggio successivo, logicamente il sistema qualche domanda la dovrà fare, no? Perché se no sarebbe un calcolo senza basi. E chiede reddito presunto per l'anno in corso. No, non è ancora comunicato, meglio, ho fatto la dichiarazione dei redditi, ma è stato non è ancora entrato in cassa, quindi mi devi dichiarare. A questo punto, più del presunto, uno può mettere anche il dato reale, volume d'affari IVA per l'anno in corso, prospettive di crescita del reddito. Cioè, io posso mettere uno, cioè questo reddito sarà lo stesso reddito che io non ho prospettive di crescita, cioè più di questo non riuscirò a crescere. Oppure posso dire crescerò del 10%, del 1%, e quindi è questa la prospettiva di crescita. E poi mesi di contribuzione verso altri anni, cioè io ho anche 10 anni di lavoro fatto verso l'Inps, ci metterò i miei mesi di contribuzione. Una volta inseriti questi semplici parametri, mi esce subito, e questa è la parte che vi dicevo essenziale di tutto, che mi esce subito che questo geometra, in questo caso noi vediamo anni regolari e anni irregolari sanabili. Perché? Perché è una dimenticanza che avevo fatto. Lui calcola, il sistema calcola sia solo considerando gli anni regolari, ma anche quelli irregolari, in modo che ti dice, ma in questo caso è uguale perché non aveva anni regolari, ma ti dice la tua situazione con gli anni regolari, la tua pensione sarà di 49.000 euro, però se invece sai gli anni regolari sarà 55.000 euro, allora uno si inizia anche a pensare, a dire ma forse mi conviene andare a sanare quegli anni, la mia posizione cresce e così via. Però in questo caso, come vi dicevo, gli corrispondono, e quindi andiamo a vedere che cosa succede. In questo caso lui mi dice, visto che il geometra aveva 42 anni e 11 mesi, farà 70 anni il primo 11/2039. E se lui andrà in pensione a 70 anni nel 39, avrà una pensione di vecchiaia interamente retributiva di 49.737. Tenete conto con i redditi, qui proietta il reddito da 55.000 euro, perché questo va a falsare questo discorso, perché se questo è un reddito occasionale io dovrò andare a inserire che in realtà i miei redditi ritorneranno sui livelli della media. Questo è il ragionamento che va fatto. Sì, ma non so che crescita gli hanno dato questo giorno. Ho capito. È la base dell'ultimo anno che porta a dire che lui aveva un reddito di 55.000 euro, che quindi continuerà a mantenere i suoi redditi. Perché per presunzione io dico che devi avere, mantieni un reddito costante, ma in questo caso che era un reddito falsato, se lo proietti in avanti logicamente ti darà la pensione. Perché la media era 24.000, poi lui casomai in questo caso qua avrebbe dovuto mettere che la sua prospettiva di crescita era meno del 50%. Vabbè, comunque al di là di questo, ma quello che è utile vedere è che io qua finalmente, riesco a sapere quant'è che mi conviene uscire e decidere come uscire. Allora, vi stavo dicendo, a 70 anni
qui 49.737 nel 39. Ma al di là delle cifre, perché ognuno di noi avrà le sue cifre, però vediamo un attimo anche la situazione degli anni. Nel 36 posso uscire a 67 anni con una vecchiaia retributiva anticipata, cioè anticipata che mi calcola col prorata, cioè tutto quello che viene nel 2010 col retributivo, tutto quello che viene dopo il 2010 col contributivo. Come vedete è quasi dimezzata, quindi uno si fa i suoi calcoli se conviene rimanere 3 anni dentro oppure uscire prima. Vecchiaia contributiva, tutta contributiva, a 67 anni, sempre nel 2036, quindi questa uno la scarta subito, perché alla stessa data di uscire con 2000 euro in più figli vengono la vecchiaia contributiva anticipata, oppure l'anzianità con 40 anni di contribuzione esco nel 34 con 18.107. Poi ci saranno le totalizzazioni nel caso in cui avessi inserito 10 anni di contribuzione in un altro ente, oppure la totalizzazione per le pensioni di anzianità. Però questo dipende dagli anni che poi chiunque ha accumulato in altri enti previdenziali. Però il rapporto che io volevo dire, io potrei decidere, sono stanco, non voglio più lavorare, non voglio vedere la mia pensione, non voglio aspettare nel 2039, voglio uscire nel 2034. Uscire nel 2034 con 18.000 euro lordi, leviamoci il 25%, una detrazione media, arriviamo su per giù a 14.000 euro, cioè praticamente abbiamo 1.100 euro al mese di pensione, di prestazione. Io oggi mi rendo conto che non dico che vorrei fare lo stesso tenore di vita che oggi, ma almeno andarci vicino, quindi potrei decidere che 1.100 euro non mi bastano per avere un adeguato tenore di vita. Allora questo si ricollega alla previdenza complementare. Il collega qua aveva 42 anni e 11 mesi, c'ha ancora per arrivare a 64 anni, 22 anni di tempo, potrebbe decidere, e questo è il secondo strumento che si fa ad innescare con questo. Ci sarà un altro strumento informatico, quello del Fondo Futura, che sempre si troverà all'interno dell'area riservata, dove dirà: se tu vuoi incrementare la tua prestazione di, per dire, 900 euro, saranno a 1.100, io vorrei avere 2.000 euro di pensione, per arrivare nel 2034 a 64 anni con una pensione data da primo pilastro, da secondo pilastro, pari a 2.000 euro, cosa devo fare? Questo sistema sarà in grado di dire: tu puoi aderire alla previdenza complementare versando 500 euro all'anno, versando 700 euro, poi a secondo di quanto uno si aspetta, a secondo del periodo, logicamente diventa più grande o più piccolo il premio da pagare. E questo quindi è un ottimo strumento sia per decidere quando uscire, sia per vedere meno male quale sarà la sua prestazione, e sia per poterlo poi collegare alla previdenza complementare. Previdenza complementare che, come diceva il Presidente, sicuramente è molto più vantaggiosa, ma no, perché la facciamo noi, tra l'altro siamo noi, tutti quanti noi, proprietari della cassa di previdenza e del fondo di previdenza, ma sicuramente sarà molto più vantaggioso degli altri enti. Io per esempio ho una previdenza complementare,
con la mia bunker, all'epoca mi dico quasi costrinse troppo, però pur di non sentirmi ripiegato ogni volta e devo dire la verità, oggi me ne trovo molto contento perché già adesso da 10 anni e sicuramente la passerò al fondo futuro, perché ogni fondo di previdenza complementare, ogni basta che uno sta 2 anni dentro, dopo può comunque passare in tutti, da un fondo all'altro. Ma il fondo di previdenza, negli ultimi anni, il mio fondo di previdenza complementare ha avuto dei rendimenti negativi. Ma se voi avete dei fondi, anche voi, di previdenza complementare, sono sicuro che quasi tutti negli ultimi anni hanno avuto dei rendimenti negativi. Questo sia per gli elevati costi di gestione, sia per l'andamento del mercato, perché poi dovremmo andare un po' più in tecnici, perché se sei giovane ti assicurano più sull'azio, i tuoi soldi li investono più nell'azionario che nell'obbligazionario, quindi sono più a rischio, però tentano di farti crescere il tuo montante, o viceversa, se sei più vicino all'età pensionabile tendono a ridurre più il rischio e assicurarti più la prestazione. A me mi consideravano giovane, ma meglio mi considerano ancora giovane, quindi avevano questa politica un po' aggressiva, sono andati a ridurre un po' quello che è il capitale che ho versato nel corso degli anni, ma non solo, anche le spese hanno inciso. Prima il Presidente parlava di 1,5%, a me sì, è 1,7% controllato. Noi cassa saremmo in caso a pagare commissioni dello 0,30, proprio perché abbiamo già investito le somme del Presidente, prima aveva mostrato il nostro patrimonio immobiliare, quindi abbiamo un potere, diciamo, di acquisto tra virgolette con le società che gestiscono i nostri patrimoni. Ci stanno registrando, non possono dire, diciamo, tra virgolette li possiamo ricattare, a dire se vuoi continuare a investire con Cassa Geometri, nonostante le masse della previdenza complementare siano basse, voi perché stiamo partendo da poco, voi perché comunque non possono mai essere paragonati a quelli di primo pilastro, ma se vuoi continuare a investire con Cassa Geometri ci devi fare le stesse commissioni sullo fondo di previdenza complementare. Un'altra cosa diceva prima il Presidente, non abbiamo spese di consigli di amministrazione perché il consiglio di amministrazione è unico, non abbiamo spese del collegio sindacale perché è unico, non abbiamo spese di amministrazione perché usano tutto quello che la gestione pagasse. Quindi le spese sono molto ridotte. Tra l'altro la legge sulla previdenza complementare per trasparenza vuole che tutti questi dati vengano pubblicati sul sito della MEFO, oppure il sito ufficiale di tutte le previdenze complementari, dove ognuno può vedere, e se avete dei fondi vi invito a farlo, a vedere il proprio fondo che spese ha, che rendimenti sta avendo, obbligatorio. Appena sarà inserito il fondo futuro, vi inviterò anche a confrontare col fondo futuro. Questo non è per fare pubblicità al nostro fondo, perché non avrò nessuna scuola, non è un'attività mia, un'attività nostra della cassa, ma per invogliarvi a ragionare anche in questo senso. Visto che all'apertura Antonio, il vostro presidente, c'è anche un rapporto di amicizia, ce lo diceva Tonino, all'apertura ha detto: tutti noi, la previdenza all'inizio c'è solo un modo per pagare le tasse, la conosciamo solo questo. Poi la vediamo come una bella donna quando arriviamo al momento della pensione. Questo è molto sbagliato, purtroppo, perché la previdenza non si vede quando si arriva in pensione, è troppo tardi. Là si dicono le somme, si vede che ho fatto e cosa mi date. Purtroppo la previdenza è che è una cosa importante, stiamo parlando del nostro futuro, della nostra vita,
va curata prima, anno per anno e seguita sempre. Come vi dicevo, fondo di previdenza complementare, c'è la detrazione 5.165. Mo, è vero, sono anni non positivi per la professione, ma non per tutte le professioni, ma per l'Italia e per tutto quello che c'è in giro. Però se noi vediamo questo collega che era fortunato, ci stanno colleghi che lavorano e dedicano nonostante tutto riescono a fare, con un reddito di 57.000-58.000 euro, sicuramente lui è uno di quelli che invece di versare, perché non parliamo di che sono detraibili, ma sono deducibili, ancora meglio, c'è arrivato proprio a levare un monte dal mio reddito, il collega invece di versare soldi allo Stato, sicuramente gli conviene i suoi 5.165 di versarli sul fondo di previdenza complementare e domani trovarsi una prestazione aggiuntiva. Quindi, per quanto riguarda la previdenza complementare, il sistema delle pensioni, io penso, non so, poi dopo alla fine, penso qui il Presidente, cioè, aspetteremo da voi qualche commento e qualche domanda in merito. Più che ci sta, abitanti online. L'ultima e poi dopo. Questa è un'altra presentazione, ma ve la evitiamo, sono circa 57 pagine, andiamo direttamente all'argomento blu, perché tra l'altro penso che le conosciate, poi dopo sicuramente Laura è molto attenta su questo, nel corso di queste slide noi troveremo tutti i servizi, alcuni già citati all'interno dell'area riservata, basso posizione contributiva, andiamo avanti, che è stato conto assicurativo, casellario degli attivi, il certificato di regolarità contributiva che prima il Presidente mi ha detto sul discorso del portale dei pagamenti quando rateizza e hai la possibilità di averlo, quello è per chi ha delle morosità, ma normalmente chiunque può entrare anche adesso da un portatile sulla sua posizione matricola bassa, si prende il suo HUD e lo può consegnare. Anche portale dei pagamenti già l'abbiamo accennato, dichiarazione dei redditi l'abbiamo detto, la contribuzione, forse questo non l'abbiamo detto, no? Questo riguarda i giovani, cosa anche importante perché penso, non vedo giovani forse questa, che hanno la possibilità in sala, però comunque sicuramente avete praticanti, avete figli, avete parenti, avete amici, e questa è un'altra cosa importante, ci sta la riduzione. Io una cosa per esempio che consiglio a tutti è di iscrivere anche i praticanti alla cassa. Iscritto praticante alla cassa significa prestare veramente poco alla cassa e assicurarsi un anno contributivo, che poi dopo sempre ci rifacciamo alle slide precedenti, devo avere 40 anni, ne devo avere 35, un anno a volte fa la differenza, qua abbiamo la possibilità di avere 2 anni a costi bassi e non solo, un'altra cosa che abbiamo fatto nell'ultimo comitato dei delegati, che è stata un'operazione molto importante per i giovani, è quella che fino adesso già esisteva questa riduzione, e questo vale per i praticanti ma anche per i neoiscritti, che i neoiscritti voi sapete che hanno una riduzione di 1/4 per i primi 2 anni e di 1/2 per i successivi 3 anni,
però queste agevolazioni potevano anche essere, poi un domani potevano anche essere pagate in modo amaro, perché nel calcolo della pensione è arrivato a considerare quello che tu mi hai versato. Allora io sì, ti ho agevolato, ti ho fatto versare un quarto, però poi dopo, quando ti vado a fare il calcolo della pensione, ti considero un quarto di quell'anno, non un quarto dell'anno, ma ti vado a considerare un quarto del contributo. Invece nell'ultimo comitato abbiamo appunto proposto, noi del consiglio, approvato da tutti i delegati, di sì, diamo l'agevolazione, ma dopo diamogli la possibilità di che vale, l'anno vale per l'intero, lo stesso di chi paga il minimo per l'intero, cioè il famoso contributo sì, ma lei giustamente faceva questa considerazione, a me mi viene un'altra considerazione: chi come me, forse in modo errato, ha riscattato anime con tutte queste modifiche, quegli anni pagati tanto, alla fine valgono comunque poco rispetto al contesto. È una mia domanda, è così oppure no? Non ho ben capito la domanda. Negli anni precedenti, penso anche oggi, chi aveva fatto il servizio militare, chi aveva l'opportunità di riscattare, io l'ho fatto come anche altri professionisti, ma pagando quote molto salate. Sì. Vedendo che il sistema è variato, cioè alla fine si mettono insieme anche anni che uno poteva essere dipendente, anni se invece io ho dovuto pagare quegli anni per portare la cassa. Facendo oggi questa domanda a lei, anche se fuori campo, quegli anni come sono stati, come vanno considerati nel sistema? Allora, concludo quello che stavo dicendo. Per intero, ti rispondo subito, per intero. Ma hanno la stessa valenza? Hanno la stessa valenza. Quindi, pur avendoli pagati in più? Hanno la valenza di un anno intero. Questo discorso emerge perché il calcolo qui è contributivo, cioè in base ai contributi versati. In futuro il calcolo sarà in buona parte contributivo, quindi sarà legato non all'anno ma ai contributi che effettivamente hai versato. Se ti faccio la riduzione, ti faccio pagare meno contribuzioni, poi te lo considero meno. Però visto che nei 40 anni di contributi, alla fine andare in pensione al 30, nel 34 è sconveniente aspettare il 39, cioè alla fine quei 2-3 anni pagati oggi, 3 anni fa, 5 anni fa, per andare no più, però aspetta, se effettivamente siamo... è un errore. Io ci sta un po' di confusione, ma cerco di un attimo di innanzitutto finisci il discorso di prima per chiudere, se no lasciamo la notizia a metà. Il praticante ogni iscritto pagherà un quarto, un mezzo, e si troverà poi l'anno valido per intero, e questo era per chiudere quello che stavo dicendo prima. Il discorso che tu facevi adesso invece sul riscatto degli anni, questo anche a me è così, cioè io se voglio riscattare i miei anni di praticantato che io non ho all'epoca, perché non c'era proprio la possibilità di essere iscritti, attenzione, e oggi la vorrei riscattare, io farei come te, dovrei pagare circa 8.000 euro all'anno se non vado errato. Sì, però col problema anche il calcolo retributivo. Esatto. Sì. Questo è il concetto. Esatto. Questa era la risposta che tu volevi sapere. Ma guardando in prospettiva, probabilmente se questa possibilità che oggi abbiamo di vedere avanti, l'avessimo avuto 10 anni fa, uno poteva valutare anche di un fatto. Ma purtroppo non è nemmeno la possibilità di vedere avanti. Tu innanzitutto immaginati che nel 96 noi siamo diventati privati, perché prima eravamo pubblici, e quindi già quello già è una cosa che non è. Quando penso che erano iscritti, io sono iscritto nel 94, era pubblico e non c'era proprio questa possibilità. Se consideriamo anche prima che si pagavano delle contribuzioni ridicole, purtroppo, perché era pubblico, poi dal 96 in poi è stata la gestione passata alla dieta sanitariamente di previdenza privata, e quindi possiamo aver messo queste modifiche in atto. Poi alcune cose sono venute anche dopo per legge, per dire la totalizzazione è una cosa che non la facciamo noi. La legge dello Stato è venuta dopo. Se tu mi dici, ma io ho fatto il riscatto, oggi potrei aver totalizzato, a parte che sono due cose completamente differenti, poi ogni persona, ogni posizione va vista singolarmente,
però se la legge della totalizzazione è venuta dopo, purtroppo non ci possiamo fare niente. Se io ho riscattato, se non ho riscattato potrei accedere alla totalizzazione, ma il riscatto è quello che diceva il Presidente, è una cosa importante, non è la stessa cosa della totalizzazione. La totalizzazione non ti va a completare il tuo percorso, cioè tu alla fine avrai 30 anni in cassa e 10 all'Inps, ma ce n'hai sempre 30 alla gara. L'unica cosa è che l'Inps ti recupererà la menzione, l'unico ente, sommando i due periodi, cosa ben diversa che quei 30 più i 10 dell'Inps, invece di totalizzare, li ricongiunzi pagando cara madre, ma li ricongiunzi. Però la tua menzione diventa tutta un'altra cosa, perché è molto diversa. E poi quello che prima il Presidente diceva, il tuo anno riscattato in quel modo è retributivo, perché noi stiamo passando verso il contributivo, cioè il valore di un anno retributivo rispetto a un anno contributivo e sono due mondi diversi. C'è molto vantaggio. Si applicano le regole in vigore al momento del riscatto. Cioè, due anni riscattati, non so quali, nel 96, sono anni. 86. Figurati, ma anni 86 si applicano il calcolo, quando ti vanno a fare il calcolo della pensione, applicano il calcolo dell'86. Che è molto più vantaggioso di un calcolo di oggi. Quindi era. Io vado un attimo avanti perché volevamo arrivare solo a una delle ultime novità della cassa. Questi sono tutti i servizi che fa cassa, il cedolino della rata di pensione, conto online, ogni mese ti puoi vedere la tua pensione, la tua operazione dei redditi. Sono cose che io vado veloce perché non vogliono dare più di tanto, però comunque sono servizi che solo pochi enti come il nostro. Questa è la domanda di pensione online. La domanda di pensione online è importante, la domanda di pensione online, questa già è in linea e la possono fare i collegi e anche voi. Questo perché è importante la domanda di pensione online? Per vari motivi, sia perché permette di strada nella compilazione della domanda, e sia perché alla fine quando uno ha seguito tutta la procedura la domanda viene trasmessa solo se è completa di tutto. Questo che evita che ci arrivano domande di pensione incomplete dove non hanno indicato dei dati essenziali per il calcolo della pensione oppure per poter deliberare la pratica di pensione. Quindi noi siamo costretti a ricomunicare all'iscritto ci deve rispondere, passano 6 mesi di tempo tra uno che scrive e l'altro che risponde, cioè alla fine tempi che si perdono, come dicevamo, di questi periodi, avere la pensione 6 mesi dopo o averla un mese dopo in cui uno ha fatto domanda, penso che è un vantaggio o non di poco. E tra l'altro oggi le pensioni vengono deliberate molto veloci, stiamo parlando dall'1 a 2-3 mesi. Poi logicamente ci stanno anche pensioni che vengono deliberate a volte io ho fatto la domanda un anno fa ancora, poi dopo quando vai a vedere ci stanno sempre queste comunicazioni fatte, risposte in modo errato. Sicuramente quando passano più di 3 mesi che stanno problemi di contribuzioni, anni irregolari, cartelle esattoriali, quindi. Però la domanda di pensione online è stata fatta appunto per cercare di incanalare, innanzitutto anche per non far fare domande inutili, perché ci arrivano anche quelle. Esagerando, uno di 30 anni che ci fa la domanda, esagerando. Nel senso, non hai acquisito il diritto, pensi di avere un diritto, fai domanda, ma è inutile. Almeno in quel caso il sistema ti dice, guarda, che non hai diritto, il diritto lo maturerai in questo periodo, poi se la vuoi fare il tuo diritto lo continui a fare, la mandi su cartaceo che il sistema non te la fa fare, perché è il tuo diritto fare la domanda e avere una delibera
che dirà che non ha il diritto, però comunque il sistema cerca di evitare tutte queste cose. L'assicurazione sanitaria già ne abbiamo parlato, l'anno 3 ne abbiamo parlato, contact center ne abbiamo parlato, la newsletter, vabbè sì, arrivano le mail, perché tra i grandi servizi, siamo anche una delle categorie che abbiamo il circa l'87% di PEC, che 87% degli iscritti che hanno la PEC, che è una delle poche categorie, questo grazie anche a Cassa che ha fatto un contratto con Aruba che vi permette tutti di assicurarlo in modo gratuito intanto nella vostra area riservata, addirittura anche per i non iscritti in Cassa possono andare al collegio a tirarla, perché è obbligatoria, presenza complementare ne abbiamo parlato, regolare ambiti definiti evidenziali, vabbè questo è il riscatto, interventi a sostegno del reddito, la provvidenza straordinaria, l'ha detto il Presidente, vengono erogate tutti i giovani che hanno avuto un periodo di fermo fino a 60, da 61 giorni in poi, e questo purtroppo l'abbiamo dovuto mettere 61 proprio per evitare, io tra l'altro sono responsabile della Commissione di Provvidenze Straordinarie e vi assicuro che a volte uno potrebbe dare provvidenze a tutti, però davanti a casi di tumori, di malattie gravi, e poi il collega che ti arriva e ti dice sono andato a fare il rilievo topografico, sembra una barzelletta, non è vero? C'ho una spina nel dito logicamente, ma è vero, non sto scherzando. Allora, e poi purtroppo ci stanno anche il sistema sanitario, a volte non è il massimo che gli certifica i 30 giorni di fermo perché teneva il dito ingessato, cioè cosa assurda, vediamo in commissione. Allora abbiamo portato a 61 giorni proprio perché la provvidenza, se va data, deve essere data anche, non dico solo per malattie gravi, ma cioè, ho una gamba che non mi consente di muovermi. Un minimo quando? Il minimo della provvidenza? No, ma io ti dico, la massima è paragonata alla pensione minima. Voi sapete, la pensione minima con l'esecutivo per un anno, cioè parliamo di uno che ha dichiarato sempre reddito zero, è 8.078 mi sembra. Il minimo della provvidenza straordinaria non te lo so dire, perché 61 giorni, se non mi sbaglio, corrispondono a 1.100 euro. Però su questo mi riservo di dire che abbiamo delle tabelle che parte da 61 giorni fatto in modo crescente fino ad arrivare a 8.078, che sono i 360 giorni di fermo, cioè l'anno di fermo. Queste poi sono provvidenze straordinarie, che fanno? Vabbè, qua parte da 61 a 1322. Grazie. E comunque, quindi, provvidenze straordinarie. Qua abbiamo convenzione delle professioni, incentivi per la professione, incentivi per i corsi, posta elettronica certificata e firma digitale, anche la firma digitale, ve lo dice della convenzione che Cassa ha fatto con Aruba, la carta, convenzione, spero che ci sia, io vorrei arrivare la carta, già, abitanti online. Abitanti online. È praticamente che Cassa Geometri, tramite, voi avete visto le varie società partecipate, una era la Groma Immobiliare, che diciamo che è partecipata al 100% da Cassa, il braccio destro della Cassa, dove tramite Roma possiamo partecipare a gare che noi singolarmente non potremo mai partecipare, anche associati tra di noi, ma Roma ha i numeri e le possibilità di farlo, e quello lo fa sempre con lo scopo poi di distribuire il lavoro agli iscritti secondo
delle commesse è nata questa idea. Al di là, io non conosco il francese, al di là degli accenti che dicono che sono sbagliati, ma e c'è chi l'ha fatto e dice che sono sbagliati apposta. Poi, al di là di questo, che cos'è Abitante Online? Abitante Online è un social network, voi sapete, oggi funziona solo quello che è social network. Se non si va, passa per i social network, sembra che il mondo sia fermo. Abitante Online è nato con quello scopo, ma perché? Per dare una possibilità, è una vetrina a voi geometri. All'interno di Abitante Online, che non è solo per geometri, attenzione, in Abitante Online ci sta tutto il mondo dell'edilizia. Abitante Online dovrebbe avere all'interno, e già c'è, perché è stato lanciato alla Fiera di Bologna settimana scorsa, 10 giorni fa, già mi sembra che c'ha 2.800 iscritti, fornitori, navigatori, che sarebbe il singolo cittadino, perché tutti nel mondo siamo degli abitanti, no? Abbiamo una casa e delle cose, quindi navigatori, il building manager, che sono tutti chi gestisce dei condomini, delle unità immobiliari, gli inquilini, i condomini, i professionisti e i committenti. Questo è un social network dove ognuno per le proprie competenze può accedere e può lasciare il proprio messaggio, il proprio commento. È professionista, in quel caso, rispondendo a quello che può essere una domanda lasciata da un comune cittadino su calcolo dell'IMU, su una tassazione, su una ristrutturazione, su un problema di successione, su qualsiasi quello che sia attinente alla nostra professione, troverà una risposta, del professionista, una risposta di un committente, una risposta di un fornitore, la pubblicità di un fornitore che dice: io ho 10.000 metri di parchi a terra, lo voglio vendere, levarlo, quindi fare un'offerta a basso costo. Quindi questo perché? Perché questo dovrà attirare, e guardate, ci stanno studiosi della materia dei social network, degli esperti che addirittura si volevano acquistare il progetto prima che partisse dalla cassa, pure con una cifra abbastanza elevati, proposte di cifre abbastanza elevati, perché questo dovrebbe attirare la concentrazione di tutti quelli che hanno problemi sulle proprie unità abitative e sulle proprie unità abitative, e quindi attirare l'attenzione di tutti quelli che usano logicamente i computer, i software, i social network, perché oggi sappiamo che anche il vecchietto di 80 anni oggi sta davanti a internet a vedersi le proprie cose, nella maggior parte dei casi è così, ci sta un'indagine del Censis che dice proprio quello, dice ormai, anzi molto, sono molta attinenza negli ultimi anni, ce l'hanno proprio le generazioni che non si immaginava che l'avessero. E questo darà la possibilità a noi di profondare la propria vetrina. Entrando il geometra si può registrare, fare la sua vetrina, dire: io sono esperto in questo, questi sono i miei lavori, le aree in cui opero, e quindi la mia formazione, le specializzazioni, i titoli, e quindi tutto quello che poi nel momento in cui un cittadino cerca può trovare all'interno. Cioè, facciamo l'esempio di un abitante di Avellino, ma c'è una casa in Sardegna, ha un problema
di risolvere a Sassari sulla sua abitazione, tramite abitante online potrebbe trovare un professionista, geometra, esperto in quella materia che gli possa risolvere il suo problema a Sassari. Ma non solo questo. All'interno di abitante online ci sarà la famosa cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi sono tutti quei software che nel frattempo alcuni sono stati usati da, anzi più che usati, sviluppati, creati, e che oggi hanno raggiunto quasi una perfezione, se non vogliamo dire una perfezione, nel loro campo, nella gestione immobiliare, da Roma. Roma, dovendo gestire tutto il patrimonio di Cassa Geometri, degli immobili di Cassa Geometri, quello degli EPI, dei periti industriali, di Polaris, logicamente ha sviluppato un software fatto in casa, diciamo, tra virgolette, cioè da loro, a secondo man mano delle proprie competenze e delle proprie utilità e delle proprie. E di quello che giorno per giorno si verificava. Oggi questo software cura tutto a 360 gradi, dall'emissione della singola bolletta, la manutenzione, alla tutto. Tutto quello che riguarda il mondo della la gestione degli immobili. Questo. Poi dopo, a secondo di chi sei, entri all'interno del software. Immaginiamo che io sono un amministratore di condominio, gestisco il mio condominio, ho inserito tutta, a parte che la famosa nuvola, non ce la dimentichiamo mai che questo è online, io in qualsiasi posto sono, in qualsiasi momento, posso avere il mio computer, il mio iPad e vedermi la situazione di quel condominio, o di quella della gestione di un complesso, a seconda di quello che stiamo parlando. Ma nel caso che dicevamo di un condominio, io potrò in qualsiasi momento vedere la situazione di ogni condomino. Ma non solo, io condomine posso accedere, logicamente con una password limitata a quella che è la mia posizione, e andarmi a vedere se io ho un debito, un credito, se posso una domanda all'amministratore di condominio, andarmi a vedere la risposta dell'amministratore di condominio, posso fare qualsiasi attività, e anche per esempio il legale, mettiamo conto che ci sia una, noi capita spesso in cassa che abbiamo dei contenziosi con gli inquilini che non pagano per qualche motivo, l'avvocato senza chiamare in cassa e dire ma io ho bisogno di questo documento, lui ha il suo accesso a questa software, entra, logicamente gli abbiamo assegnato quella pratica, vede quella posizione, lui là si vede l'estratto conto, si vede le lettere che noi abbiamo mandato all'inquilino, le lettere dell'inquilino ha risposto a casa e così. Questo è uno dei tanti vantaggi che c'ha il Creta, tanto è vero, l'abbiamo anche elaborato come sperimentazione, adeguandolo con la gestione documentale, adeguandolo in alcune cose con la protezione civile per i sismi in Emilia Romagna, è stato oggetto di una sperimentazione a Modena, dove i nostri colleghi sono andati insieme alla protezione civile con una red in mano e hanno fatto le famose schede AIDES che sono rimasti sconvolti, voi sapete le schede AIDES, vai, se posso dirvi la scheda, viene trasmessa al centro di raccolta, il centro di raccolta prende quello che il tecnico ha fatto, lo informatizza, mette i dati nel sistema, facendo errori di trascrizione, interpretando male quello che ha scritto, e tutto questo per dire se quel fabbricato è agibile o non agibile. Questo comporta che quel cittadino la sera va a dormire o non va a dormire in quell'abitazione, deve aspettare tutta una trafila di documentazione. La sperimentazione che abbiamo fatto in senso anche molto positivo e ci è stato riconosciuto dalla protezione civile, io vado con l'iPad, non è che poi ci siamo inventati l'acqua calda, non è che ci voleva molto, però comunque grazie a questo
questo software, abbiamo questa gestione, in quel momento vado là, riempio la mia scheda, arriva questa scheda già compilata sulla scrivania del direttore della protezione civile, che poi è lui quello che fa il decreto di agibilità, o no? E lui sulla sua scrivania allo stesso istante gli arriva la scheda ADES e decide. Quindi è stata anche questa una bella esperienza che abbiamo fatto, si sta studiando per farla diventare realtà. Questo perché? Perché il software è groma, groma è cassa, cassa sono geometri, questo dovrebbe sempre portare comunque lavoro ai nostri iscritti utilizzando appunto queste cose. Tra l'altro un'altra cosa, non so se l'hai detto, su Cassa Depositi e Prestiti. Il Greta è stato usato su Cassa Depositi e Prestiti che per la valorizzazione degli immobili. Cassa Depositi e Prestiti che ha già avuto esperienze del genere in passato, perché lo fa per istituzione questo ruolo, però ha avuto sempre problemi nell'interfacciarsi con i comuni, avere tutta la documentazione, tutta questa documentazione poi dopo deve essere messa, possa essere coerente, avere tutta la documentazione necessaria e non solo, poi deve, tutta questa documentazione deve essere raccolta per poi andare da un notaio per poter stipulare alla fine l'atto. Noi con la gestione del Greta ci siamo affrontati con Cassa Depositi e Prestiti, da questo è nato appunto una convenzione che ancora dobbiamo firmare, dobbiamo avere ancora i termini, ma comunque che porterà nel sito di Cassa Depositi e Prestiti a dire ai singoli comuni: tu devi fare questa procedura, per fare questa procedura devi usare Greta, per fare Greta devi essere formato a usare Greta, perché devi sapere usare Greta. Grazie, buonasera. Usare e formare Greta. E quindi se tu hai i tuoi tecnici interni che riescono a gestire questa cosa, quasi sempre non sono in grado, sia per tempi e per la gestione interna, ma anche come capacità a gestire queste cose, se no puoi far capo a una lista di questi geometri, sul sito di Cassa Depositi e Prestiti esce geometri, e questa è la lista dei geometri che sono, logicamente non c'è scritto, però lo dico io, che sono iscritti alla Cassa di Previdenza, che sono vengono ai contributi e che hanno fatto il corso con e-learning che noi metteremo all'interno. Quindi tutti quelli che faranno questo corso e-learning sul sito della Fondazione Geometri, perché la Fondazione Geometri, Consiglio Nazionale e Cassa, che metteranno a propria disposizione su questa piattaforma, faranno questo corso, verranno e logicamente avranno anche, ci saranno dei test da superare, avranno superato il corso e saranno inseriti nel sito di Cassa Depositi e Prestiti per la valorizzazione. La stessa cosa anche per patrimonio comune con l'ANCI, che il Presidente mi ha accennato. Nella cassetta degli attrezzi ci sta il Greta, è uno degli strumenti che abbiamo, perché ci sta il dossier del fabbricato è una parte del Greta, che questo è quello per esempio che abbiamo usato con la protezione civile, questo permette di fare tipo un fascicolo del fabbricato, per capirci, no? Non sempre di poter allegare ogni immobile la licenza, l'accadastramento, i vari contratti che ci stanno e tutto. Il trovatore, questo è uno nuovo, l'ho visto oggi per la prima volta, vuol dire, mi fa piacere che oggi stanno lavorando mentre noi parliamo, e questo, come ho detto prima, è un'intesa operativa con la DEI, che voi sapete la DEI è il partner con noi in ACEC della Congenia Civile, a cui stanno aggiungendo altri editori. Questo praticamente mettendo una parola chiave lui ti trova l'argomento che riguarda.
il SIVEM, SIVEM sempre è nato dall'accordo con ANCI, quindi braccio operativo ANCI, per questo perché Cassa ha investito in questa cosa che il SIVEM, cioè praticamente il SIVEM non è altro che la possibilità, un po' quello che già facciamo con l'Agenzia del Territorio, la possibilità di inoltrare dal nostro studio la pratica direttamente, io dico al comune, ma come il comune poi vedremo dove ci sta il tribunale, ma quello tramite il punto di accesso è un'altra cosa, ma comunque a qualsiasi ente è un tubo che permette di far arrivare dal nostro studio la pratica firmata con la firma di giudicato e portarla nell'ufficio proposto. SIPEM fa difficoltà a decollare, perché noi sappiamo quando dobbiamo entrare in un'amministrazione pubblica, poi dopo ci incontriamo sempre con non tanto nemmeno al limite con l'assessore, ma con l'impiegato che dopo lo deve utilizzare, deve cambiare il suo metodo di lavoro e quant'altro. Però ultimamente io la sto un po' abbreviando perché si sta facendo tardi e vorrei più lasciare tempo alle vostre domande, ma ultimamente SIVEM finalmente sta avendo il suo valore, perché siamo lì per firmare un accordo con Union Camere e quindi praticamente tramite il SUAP circa 300 comuni saranno collegati con tramite il SIVEM, e questa è un'altra possibilità, perché poi dopo usare il SIVEM, usare come prima dicevamo Preta, usare tutte queste strumentazioni hanno un costo. Punto d'accesso, questo è il gestionale della sicurezza, il punto d'accesso alla giustizia, cioè per raggiungere il tribunale, alcuni tribunali obbligatorio, c'è un costo, che poi sul mercato un punto d'accesso, per avere il punto d'accesso minimo costa dai 50 euro in su. Con questo sistema io non so bene come, però avrà un costo sicuramente ridotto se sei giovane, se sei ingegnere, 20 euro mi dice il presidente, 20 euro appunto d'accesso se sei giovane da confronto ai 50, 20 euro sappiate che è il costo che costa a Cassa, che Cassa a sua volta li paga i punti d'accesso, il costo sarà quello più le tasse da pagare, ma ci viene a costare più di te. Poi ovviamente se l'ingegnere ha detto paghi 50 o paghi 100, vediamo. Sì, per la stessa cosa, se i comuni, i 300 comuni adotteranno SIVEM e in quel comune il geometra deve usare quello strumento, se il geometra pagherai tot, non sei geometra paghi 50 euro a pratica, quindi cerchiamo di dare una convenienza anche in questo. Gestionare la sicurezza, punto d'accesso, già studio pure importante, non è che la sicurezza non era importante, sono andato avanti, è solo per velocizzare, però l'importanza che vi voglio trasmettere è che ognuno di questi software che voi potete utilizzare all'interno di Abitanti Online, io vi invito ad andare a registrarvi su www.abitantionline.it perché è la vostra piattaforma, è che i software sono aggiornati all'istante, cioè uno non è che oggi io compro il software, domani devo comprare l'assistenza, ogni anno mi devo adeguare alla norma, specialmente se parliamo di sicurezza che cambia la legge ogni giorno, diciamo quasi. Quindi questi uno adotta quel software che sarà unico, sarà sempre aggiornato e così via. E non solo, dà anche la possibilità a noi di dare uno standard di qualità, lo standard di qualità che è importante specialmente sui giovani, sui neoiscritti, incanalarli a lavorare in quel modo, a dargli quella qualità, anche perché tutte le attività che sta facendo Roma di proporsi in tutte queste gare per cercare di avere qualche commessa abbastanza valida,
alla base sta il discorso che io ho gli iscritti su tutto il territorio che sono capaci di assicurarti che lo stesso lavoro che ti fa il geometra di Treviso te lo deve fare il geometra di Siracusa e così viceversa. Quindi perciò questi strumenti hanno questo duplice obiettivo, quello della qualità, della formazione, quello dell'aggiornamento, ma hanno innanzitutto quello di cercare di dare uno standard di alta qualità. Geostudio, gestionare dello studio. Questa è una cosa che noi prestiamo poca attenzione, però è una cosa molto importante, cioè sapere ogni lavoro che si fa, quanto ti ha prodotto, cioè tu alla fine quanto hai guadagnato per ogni ora della tua attività, e capire che forse era meglio che ti mettevi a fare l'idraulico, ma avessi guadagnato di più la ora. Scherzo, però comunque è importante anche come gestionare, come spese, per vedere l'andamento dello studio, specialmente se c'è uno studio associato, per vedere come sono le cose. E in più, una cosa non da poco, gestire bene l'incarico professionale, che voi sapete che oggi è un problema l'incarico professionale, e questo permetterà all'interno di fare un adeguato incarico professionale, al limite distinguendo quello che sono le opere di cemento armato dalle altre opere, in modo che nel caso in cui si venga attaccato sul discorso delle competenze non vale attaccare l'intera parcella, ma vale attaccare solo quell'ambito, almeno andiamocela a discutere, ma solo per quello che mi riguarda l'aspetto del cemento armato, ma non è che tu mi blocchi al limite 10.000 euro di parcelle perché ci sta una progettazione di 1.500 euro dentro. Al limite andiamoci a discutere nelle aule di tribunale per 1.500, ma nel frattempo iniziamo a pagare il resto della parcella. Ma un altro aspetto importante del gestionale è quello che riguarda gli studi di settore, cosa che noi facciamo poca attenzione, poi dopo le paghiamo. Tutti quanti noi, a meno che i più attenti si vanno a vedere bene le cose, ma di solito siamo abituati a ricevere quella telefonata dal commercialista, devo fare gli studi di settore, che fai? Vabbè, metti il 50% sull'accadastamento, il 30% sulla sicurezza, e li facciamo così sugli settori. Invece questo giorno dopo giorno, e alla fine dell'anno ci dà io quanto ho lavorato nell'ambito della sicurezza, quanto ho fatto. Penso che abbiamo finito. Vi invito solo di nuovo a fare molta attenzione sulla previdenza complementare e sulla vostra posizione. Questa è una cosa importante. E seguite Abitanti Online, registrate e seguite la rete tutte le novità. Penso che il Presidente e pure io siamo in attesa di vostre domande, dei vostri dubbi. Vita al Torino. E a questo punto non abbiamo altro che salutare il Presidente, ringraziarlo della sua venuta qua e sperando di ospitarlo l'anno prossimo per qualche notizia più felice da quando riguarda saremmo molto lieti di ospitarti dopo qua, siete liberi in tutta la regione. Questa è una cattiveria, perdonatemela, ma noi siamo soci dei vostri studi, no? Siamo molto interessati a verificare, no? A mantenere i contatti, ma questa è la motivazione, scherzi a parte, per cui lo sforzo che stiamo facendo è di cercare di dare un po' un segnale anche per trascinare un po' fuori da questo pantano, no? La situazione generale che riguarda tutti, ma in particolare le professioni, e forse tentare anche con questo momento l'ultimo che avete visto, no? Di cercare di portare per i giovani che hanno effettivamente di una visibilità.
attività che è diversa da chi ha una posizione ormai consolidata, con una centralità consolidata e quant'altro, ma il giorno bisogna creare l'occasione di avere le vetrine. E credo che, e spero molto che questo sia un sistema che ci consente di raggiungere questo obiettivo, perché guardate che possiamo fare qualsiasi cosa, ma o recuperiamo sul lavoro, o recuperiamo sulla redditività, o altrimenti non ci adatta nessuno, né per la categoria né per la previdenza. Insomma, tutto nasce solo ed esclusivamente sul lavoro, e quindi su quello dobbiamo veramente fare gli sforzi più possibile per cercare di migliorare. Facendo anche qualche errore, ragazzi, non è che poi qualcuno ha la verità in tasca e sa esattamente quale sarà il risultato e se l'obiettivo verrà raccolto o meno. Però credo che dobbiamo provarci, questo è quello che noi stiamo cercando di fare. Grazie.